Gli imballaggi in carta e cartone possono essere riciclati innumerevoli volte grazie al lavoro e all'impegno di tutta la filiera cartaria e di Comieco, il consorzio che garantisce l'avvio a riciclo dei materiali cellulosici. La prima tappa del viaggio del riciclo ci conduce alla piattaforma di selezione. Qui carta e cartone vengono privati dei materiali estranei e suddivisi per tipologia e qualità attraverso un'azione sia meccanica che manuale. Una volta operata questa selezione, la carta da macero viene pressata in balle per favorirne il trasporto verso la tappa successiva del processo di riciclo, la cartiera. È qui che la carta recuperata viene rilavorata e torna a nuova vita. Tutto ha inizio in una sorta di frullatore chiamato pulper, dove il macero viene ridotto in una poltiglia composta al 99% da acqua e dove vengono eliminate le ultime impurità e le scorie. Grazie ai successivi passaggi nella macchina continua, che provvede a stendere, disidratare e pressare l'impasto, questo composto diventa in poco meno di 2 minuti un nuovo foglio di carta completamente asciutto. La nuova carta, avvolta in grandi bobine da circa 10 tonnellate, è pronta per passare all'ultima parte del percorso presso i trasformatori. Cartotecniche e tipografie, dove la carta riciclata viene trasformata in nuovi prodotti grazie a diverse operazioni, come ad esempio la fustellatura o la stampa. Il ciclo del riciclo di carta e cartone si chiude così con nuove scatole o nuovi oggetti di uso quotidiano che rientrano sul mercato pronti a ricominciare il loro cammino. La parola rifiuto si è trasformata in risorsa e il problema in soluzione.